No! Non voglio morire! Silenzio! Il tuo parlare è inutile qui. Il nostro re pretende un tributo di sangue. Il tuo sacrificio infrangerà la maledizione. Generale Balatu, perdono, signore. Il re richiede la vostra presenza. Gli dei ti arridono. Per ora. Riportalo in cella. Me ne occupo dopo. Sei fortunato, Guteo. Fortuna? No. Non ce n'è per questi cani. Generale, dovremmo andar via da qui. Il re, la sua follia minaccia di ingoiare anche noi. Questo tempio è maledetto. Morirei in questa dimora nefasta, piuttosto che cedere a Morbo e Crestia. Agli ordini, capitano. Il Dio Luna ti ha inviata a distruggere il mio regno. Io lo so, ragazza. Io vedo ogni cosa. Guardati intorno. Questa sala non basta a ripagare i miei errori? E gli dei non si beano della sua gloria? Arrivano i Gutei, generale. Il Dio Luna ha inviato un esercito contro di noi. Raduno immediatamente le truppe. Bene. Dai sotterranei? Abbiamo centinaia di prigionieri, mio re. Per i sacrifici serve tempo. Il tempo ormai ci sfugge tra le dita. Fa nulla. Nutriremo le sabbie con il sangue di quei soldati. Il sacrificio verrà compiuto. Cominciando con lei. Dimmi, generale. Per caso ti ricorda qualcuno? Mio re? Non coglie una lieve somiglianza con tua figlia? Quanti anni avrebbe adesso? 18. 18? Questo morbo è stato una sciagura. Uccidila! Come desiderate. Thank you.
Dei, datemi la forza. Accadendo. Che avete fatto a Cadici per scatenare tale potere? Siamo maledetti. Il nostro re ci ha condannati. Credevamo voi, demoni. Ci sbagliavamo. Il re ha vuotato il tempio a Nippur e ha eretto questo per chiedere perdono. Ma gli dei non ascoltano. E in questo momento anche lui tace. Mio re. Siete liberi dalla sua follia, come tutti noi. Liberi di morire. È il vostro tempio. Cosa facciamo? C'è una via d'uscita nelle catacombe. Perché dovrei fidarmi di te? Non hai scelta. Accadico! Aspetta! Aiutami. Seguimi. C'è un'uscita in questa tomba. Tomba? Sì, per i costruttori alla fine. Vieni. Solo un topo. Quante vittime ha preteso il re? Il sacrificio non è servito.
siamo maledetti con le nostre mani. Perché il tuo re ha razziato il tempio? È la stessa storia che si ripete. Per loro, la gloria. Per avidità. Vieni, aiutami qui. Va prima tu. Qui è sicuro. Prima tu. Cos'è l'oggetto che hai al collo? Nulla che riguardi un accadico. Come possiamo uscire vivi da qui? Il nemico del mio nemico è mio amico. Aiutiamoci. C'è sempre speranza. Cos'è stato? Ehi, qui! Lo so. Accadico! Non c'è scampo. Restare uniti è l'unica speranza. No! Se fuggiamo entrambi... moriremo in due. Pronto a combattere? Sopra l'orlo di un abisso. La tua sopravvivenza dipenderà dalle tue scelte. La volontà è una bussola che guida nei recessi dell'ignoto. Troverai la via per la salvezza o ti perderai nelle tenebre per sempre. Non voglio mentire. Il futuro riserva decisioni difficili,
decisioni che influiranno sulle vite altrui. Gli esiti di queste scelte saranno chiari col tempo. Probabilmente vorresti sapere chi sono, dove ti trovi. Io sono il curatore, il custode dei racconti. Il mio compito è tenere traccia di tutto ciò che accade, delle scelte fatte e degli errori commessi. Questo è il mio personale archivio. La bocca di storie mai raccontate. Storie su amici e nemici, lealtà e tradimenti, vita e morte. Devi capire che non sono qui per aiutarti. Tuttavia, non disdegno le eccezioni alla regola ogni tanto. Scendere da soli nell'abisso è un atto di estremo coraggio o estrema follia. Ma alcuni animi nascondono sorprese. Mi permetto di dare un breve consiglio. Nel corso della storia appariranno particolari immagini. Immagini che alludono a un possibile esito. È fondamentale comprendere il loro significato. Potrebbero evocare un futuro da evitare. Ma ahimè, le sabbie del tempo si sono esaurite. Ti aspetterò per celebrare i successi o i fallimenti. Signore, viaggiato bene? Non del tutto. Benvenuto a Camp Slayer. È in anticipo. Chiedo scusa per l'anticipo, tenente, ma il tempo stringe. Certo, colonnello. È un piacere averla a bordo. I tecnici attendono il suo briefing non appena il comandante dà il via libera. Possiamo iniziare? Leggi questo. Non lo sapevi? C'è un nuovo re in città. A quanto pare. Tu sei? La mia assistente, Clarice Stokes. Dottoressa Clarice Stokes. Kolchek. Primo tenente Kolchek. Bene. La sala riunioni? Che c'è, Marin? Troppo stanco? Potrebbe essere la nostra ultima volta. Dopo la sparatoria al checkpoint, ero distrutto. Nelle ultime settimane tu mi hai dato forza. Non so dove sarei senza di te. Rachel King. Il colonnello King è arrivato. Va alla sala riunioni. Arrivo subito. Merda, è lui. In anticipo. Chi? Tuo marito? Non sarebbe ora di dirgli la verità? Rivestiti, sistemati. Ehi, Rachel. Hai intenzione di parlargli di noi? Tu ed Eric siete stati lontani un anno. Qualunque cosa fosse ormai è finita, lo sai. È solo che non è il momento giusto.
Tutte scuse, non c'è un momento giusto. Presto, Nick. Credimi. Presto. Ci vediamo al briefing. Merda. Chiedo scusa per il rumore e il disordine. Stiamo ancora preparando la base. È incredibile. Solo qualche settimana fa Saddam se la spassava qui, ingozzandosi di caramelle mentre qualche poveraccio gli faceva la pedicure. Bella immagine. Se solo vedesse com'è ridotto questo posto. È ironico. Abbiamo la CIA, abbiamo l'esercito, i Marine, la DIA, l'aeronautica. Non manca proprio nessuno. Tutti vogliono fare la storia. Benedetta America. La forza richiede fatica.